Prossimo raggruppamento, sesto raggruppamento, Segugi e Cani per Pista di Sangue. Cominciamo con i raggruppamenti dediti all'arte venatoria. Abbiamo già visto i Terrier e i Bassotti che però svolgono anche loro questo tipo di lavoro, ma come caccia in tana. Segugi e Cani per Pista di Sangue, caccia alla selvaggina da pelo. Giudice del sesto raggruppamento di questo Mediterranean Winner è Maria Teresa Gabrielli Mondo dall'Italia, che accogliamo con un applauso e un ringraziamento per essere qui con noi. Benvenuta. Ed ecco quindi Bloodhound, Chien de Saint-Hubert, Dalmata, Rhodesian Ridgeback, Black and Tan Coonhound, Griffon Nivernais, Bayer, Hannoverischer, Dreisund, Grand Basset Griffon Van Damme, Petit Basset Griffon Van Damme, Alpenlandische Dachsbrache, Porcelain, Basset Hound, Beagle, basta. Chiudiamo col Beagle. Razze molto adatte nella maggior parte dei casi anche alla caccia in muta. Abbiamo in rappresentanza dei cani per Pista di Sangue il Segugio Bavarese, il Segugio Hannoverano, Hannoverischer Schweizhund e l'Alpenlandische Dachsbrache, tutti gli altri sono Segugi. Razze affini, Dalmata e Rhodesian Ridgeback. Era già arrivata l'occhiata di qualche handler e allevatore, come diceva, e non ci puoi dimenticare però. Vediamo quali saranno le razze selezionate dalla nostra giudice, Maria Teresa Gabrielli Mondo. Dalmata. Rhodesian Ridgeback, Black and Tan Coonhound, Grand Basset Griffon Van Damme, Basset Hound, ne manca uno, e Beagle. Un grande applauso a tutte le altre razze Segugio e Cani per Pista di Sangue che lasciano il ring. Davanti alla nostra giudice il Dalmata, razza di origine croata della Dalmazia, una regione che in passato fu parte dell'Italia. Caratteristica del mantello questa pezzatura particolare con macchie circolari. Esiste in due colori, nero e marrone. Razza diventata molto famosa grazie a un film di Walt Disney. È una razza che può essere anche preparata con l'ipo come razza da utilità. Infatti gli americani lo definiscono coach dog perché veniva utilizzato anche nel guardia delle carrozze. Rhodesian Ridgeback, razza selezionata in Zimbabwe dai Boeri per la caccia al leone, è una razza molto resistente con il caratteristico disegno sulla schiena a forma di spada per il pelo che cresce in senso caudo-craniale. Black and Tan Coonhound, descrizione del colore nero focata e descrizione della preda d'elezione, il procione. Razza americana, deriva da Segugi europei con buona base di Bloodhound che abbiamo visto prima. Andiamo invece in Francia per trovare gli antenati del Grand Basset Griffon Van Damme. Abbiamo conosciuto il piccolo, esiste anche un briquet che ha gli arti di lunghezza normale.
Bassè bassetto, quindi con gli arti, le ossa lunghe non sviluppate, Griffon con il pelo duro, abbiamo visto anche il Griffon Nivernais, che è il segugio francese dell'area dell'Nivernais a pelo duro. Van de Anne come origine geografica. Basset Hound è la versione, potremmo dire, britannica dei bassetti francesi, razza molto simile a quello che potrebbe essere un Bloodhound con gli arti non sviluppati, si parla di anacolimorfismo, dal greco con le zampe corte. Razza inglese importantissima, la coda che deve essere molto lunga e con la punta bianca, perché il cane deve essere individuabile quando caccia nel prato alto e diventa difficile da vedere. Diciamo che comunque tutti i segugi hanno un tipo di caccia che richiede un utilizzo della voce molto mirato per segnalare le varie fasi di caccia al cacciatore. Sul tavolo ora giù il Beagle, piccolo segugio inglese. Guardate anche in questo caso la coda, che nel Beagle deve avere la forma a spiga, anche in questo caso punta bianca. Pensate che questa colorazione tricolore spesso viene definita come hound color, proprio perché anche Foxhound e Cheetah sono razze che hanno solo questo tipo di colore. Il Beagle può essere anche bianco-arancio o avere la diluizione blu. Comunque un ottimo cane da compagnia, oltre che un ottimo cane da seguita. Ecco, l'importante è sapere che quando scegliamo cani particolarmente portati o di linee di sangue dedite alla caccia a seguita, in genere non abbiamo dei fulmini quando vengono richiamati, perché seguono la traccia del selvatico. Raggiungerà la nostra giudice Maria Teresa Gabrielli Mondo, al terzo posto del podio del sesto raggruppamento, il Dalmata. Al secondo posto Beagle, vince, guardami, il Basset Hound. E rappresenterà i segugi e i cani per pista di sangue al Best in Show finale.